Ciao a tutti, ciao, spero tutto quanto bene, signore, tutto quanto sia in ordine e che sia un'ottima giornata, me lo auguro perlomeno. Ragazzi, oggi siamo costretti di nuovo a rientrare dentro un argomento che pensavo di aver archiviato, invece continuano a uscire cose. Io sono allucinato da questa situazione perché ogni 2 o 3 giorni si riaprono di nuovo i discorsi, perché continuano a uscire notizie. Riaprono notizie, gente continua a testimoniare e io sono veramente, sono allucinato che il mio non riesca a fare una cessione come deve essere fatta. E oggi vi farò incazzare parecchio, ve lo dico già, perché purtroppo quello che è stato detto da Carmine Villani è pesante, è una situazione che a noi milanisti avrebbe cambiato veramente la vita, ma proprio cambiato veramente la vita, e invece Elliot ci ha venduto tutti i sensi della parola, ci ha proprio venduto, questo ha fatto Elliot. Vi leggo una parte dell'articolo di Repubblica che appunto Carmine Villani, amministratore delegato di MFO, MFO è società partner di Invescorp, quindi lavorano insieme sugli investimenti a ampio spettro. Dice queste parole: non posso entrare nei dettagli, ma posso confermare che la nostra cordata si era impegnata sia ad acquistare tutte le quote di maggioranza del Milan, sia a garantire il successivo investimento sul mercato di 300-400 milioni per riportare subito la squadra a livello più alto d'Europa, come la sua storia merita. Era tutto equity. Se Elliot avesse voluto, gli avremmo lasciato la quota di minoranza. Ok, penso che questo messaggio sia già stato chiaro così. Questa cosa è già chiara così. È chiara così. Adesso però si va a spiegare. C'era una trattativa che era un investimento diretto, quindi non c'erano bisogno di prestiti. Questo stava facendo Invescorp. Senza clausole, senza cose strane come il closing che ha fatto Redbird. Tutte queste cose qui erano on the side. Invescorp con MFO aveva presentato un'offerta, aveva appunto dato come garanzia 40 miliardi, che sono praticamente del Gassem, è il cognome. È praticamente uno dei soci di maggioranza degli investimenti del Golfo Persico. Aveva dato garanzia 40 milioni di dollari da family officer, di famiglie e fondi sovrani di Invescorp, appunto del Golfo Persico. Avevano appunto fatto vedere che i soldi erano là, pronti per fare la trattativa e comprare. Avrebbero comprato a 1 miliardo e 200 milioni, come ha comprato Redbird, con la differenza che però non avrebbero avuto nessun prestito. Sarebbero andati là, cash in mano, cash in hands. Ciao, goodbye, Milan è mio. Se vuoi rimanere, io puoi rimanere come socio di minoranza. Questa società MFO insieme a Invescorp già lavora in Italia perché detiene una parte, una parte molto proficua e una parte molto ampia di Gucci, addirittura. E anche nello sport fa da Inese, fa alcune delle tutte da moto e tutte queste situazioni qua. Erano addirittura interessate a comprarsi l'Inter, ma il problema era che c'erano troppi debiti dietro e quindi hanno deciso di evitare l'Inter, hanno deciso di andare su Milan, che era un progetto pulito. La configurazione appunto era fatta in maniera con Invescorp, insieme con la figura Mark Lazary, si chiama, che è proprietario di Avenue Capital Group, che è quello che detiene la parte società maggiore dei Milwaukee Bucks, che è una franchigia dell'NBA, una squadra di NBA. Questo signore faceva parte dell'investimento insieme a Invescorp per appunto investire dentro Milan, ma non speculare, investire, comprare la squadra per riportarla ai massimi vertici. Il potenziale c'era, quindi appunto si è arrivato a un'offerta di 1 miliardo e 180 milioni, questa era l'offerta, con appunto la promessa scritta dell'investimento di 300-400 milioni sul mercato dal primo mercato, quindi lo parlavamo già dell'estate scorsa, investimenti pesanti. Ad aprile però è stato superato lo scoglio due diligence, quindi ad aprile dell'anno scorso la parte di tutto quanto è cartacea, la parte amministrativa era stata scartata, tutto quanto era a posto, tutto quanto erano i parametri, ma tutto naufragò a maggio, quando si stava andando verso appunto la volata scudetto, e Redbird Capital accettò le condizioni di Elliott con il prestito. Adesso questa è la parte interessante. Apparentemente Redbird Capital aveva i soldi per comprare. Questo è quello che lui dice. I soldi li avevano per comprarla,
ma hanno deciso di accettare le clausole di Elliott in modo da poter farsi un prestito sopra e garantirci e garantire per Elliott appunto un'entrata tramite il club, un'entrata tramite la parte del prestito, quindi della cisa che c'era da comprarci sopra. E così è andato quanto in malora. Il problema quando è saltata così la pista arabo-americana, diciamo, è andata in porto, la trattativa di Investcorp è durata quasi un anno, perché è cominciata a febbraio 2021 a Londra. Questo è cominciato, capiamoci, un anno è andata avanti questa cosa, se non di più, un po' di più di un anno. Il problema dove si pone adesso? La trattativa Red Bird e Elliott è andata in porto con praticamente nel giro di 3 mesi. Da maggio al 31 agosto avevano chiuso tutto. Quindi in 4 mesi e mezzo, hanno chiuso tutto quello che Investcorp ci aveva messo un anno a fare. La procura di Milano vuole vederci chiaro, perché appunto nessuna la cosa, capite che è veramente è furtiva quasi, cioè capite la dinamica della situazione come è andata, è una situazione molto furtiva, è veramente una cosa strana che un fondo arriva a darti tutti quei soldi cash in hand, cioè arriva lì un trasferimento, te li dà tutti insieme, non ci vediamo più, e Elliott invece no, decide di andare per una situazione che deve prestare i soldi a questa società, che presta i soldi volontariamente a questa società per continuare a guadagnarci tramite gli interessi e tramite il club addirittura. La situazione appunto, la procura vuole vederci chiaro perché, non è che non lo puoi fare, ma non è corretto quello che stai facendo, perché ti stai intascando dei soldi in due maniere diverse con lo stesso progetto e la cosa non è chiara e non va fatta così teoricamente. Adesso mi auguro con tutto il cuore che continuino questi articoli, che continuino a indagare, che continuino a venire fuori queste testimonianze di amministratori delegati come questo signore qui, perché sono importanti, sono tutti i tasselli che ci porterebbero comunque, e spero veramente, ad avere più chiarezza su quello che è successo e come gol finale di sciogliere questa trattativa che è stata fatta tra Red Bird e Elliott, fare in modo che si cancelli, spero che riescano a farlo, spero veramente che riescano a farlo, difficile, ma spero che riescano, perché se questi riescono a farlo potremmo avere ancora un fondo come Investcorp che si viene a comprare e che è pronto a investire 300-400 milioni sul mercato subito, adesso. Cioè, la differenza per noi adesso sarebbe stata abissale, stiamo parlando di un'altra cosa. Cioè, immaginatevi il Milan che quest'estate aveva 300-400 milioni da spendere. Cioè, ragazzi, avremmo potuto fare il mercato che ha fatto il Chelsea a gennaio. Avremmo rinforzato la squadra in una maniera assurda. Non ci sarebbe stato Napoli, Inter, nessuno. In Champions ci saremmo probabilmente lottando per anche noi per arrivare verso la finale. Invece la mediocrità e i soldi hanno portato questa società a decidere di metterci tutto quanto in tasca e invece di dare qualcosa di buono al Milan, l'hanno fatto per loro. E spero che vengano comunque puniti per questo, me lo auguro veramente. Con questo, signori, spero di avervi fatto incazzare anche a voi, perché a me hanno fatto incazzare a sufficienza. Un saluto e un abbraccio e sempre forza Milan. Ciao a tutti.